Terza e ultima parte di Studio Robur, ci proiettiamo al futuro prossimo insomma, e quindi andiamo a vedere anche il prossimo turno valido per la 35esima giornata di campionato e quindi la quart'ultima, arriviamo ormai alle battute finali. Vediamo qui alle 14.30 si giocheranno Pistoia-Erzachena, Giana Erminio-Lucchese e Olbia-Prato, alle 16.30 proprio Cienza-Gavorrano, poi un orario anomalo per Livorno-Pisa, è stato deciso da Sport Italia, la gara sarà trasmessa in chiaro alle 17 e poi alle 18.30 l'unica partita Arezzo-Robur-Siena, con il Siena che quindi scenderà in campo nell'esatto momento, minuto più, minuto meno, in cui il derby tra Livorno e Pisa sarà finito, Pontedera-Carrarese alle 20.30 in serale e poi il giorno dopo alle 14.30 Alessandria-Piacenza e Cuneo-Viterbese, riposa il Monza. E quindi è un turno che qui coinvolgo Simone Taddei, è un turno caratterizzato dai derby, no? Perché Arezzo-Siena, e poi avremo modo anche di parlarne, e poi soprattutto questo Livorno-Pisa, insomma, che è molto sentito dalle due tifoserie, fa sempre parlare di sé, addirittura il Pisa ha polverizzato i biglietti, i 1.400 circa biglietti disponibili nel settore ospiti, sembra abbia anche acquisito biglietti nei settori del Livorno, insomma ci sono state anche alcune polemiche, però insomma è un derby che ha sempre un suo fascino dal punto di vista anche del tifo, no? Sì, il derby, sì, è uno dei derby che vengono insomma, ricordati, anche se è spesso giocato in serie minori, però comunque sì, non c'è un ombra di dubbio che sia importante. Io reputo la tifoseria del Pisa superiore a quella del Livorno, anche per quello che ho visto negli anni sempre, però comunque. È qualcosa insomma che affascina, ecco, come sfottò, anche come presenza insomma di pubblico, ecco, è un derby di altra categoria, diciamo. Il derby Siena-Arezzo è chiaramente un derby che è sentito, per me è sentito. Ora c'è sempre questa diatriba a Siena di quale sarebbe il Derby nostro più derby sentito. ideale. Cioè io per sfottò e per tutto, per campanilismo, è quello con la Fiorentina, però effettivamente i derby del Siena sono Livorno, Arezzo e Grosseto. Nella E storia, quelli sì. con più astio sono questo Arezzo. qui, Arezzo e Grosseto, non c'è discussione, sicuramente dalla parte opposta, però insomma anche noi poi di riflesso cerchiamo di controbattere, ecco, sempre anche Qui come vediamo interesse. l'1-0 del Pisa su Livorno nella gara di andata, fu la prima sconfitta del Livorno, Livorno invincibile, il Pisa riuscì a vincere, poi in realtà questo non bastò ai pisani per tornare in corsa, anche se adesso poi abbiamo visto la classifica, insomma sono tornati e come. Allora ne approfitto per guardare diciamo, quelli che sono i prossimi impegni delle tre squadre, delle prime in classifica, quindi Siena, Livorno e Pisa, i prossimi quattro impegni, quattro ultimi impegni per vedere un po' qual è il loro rispettivo cammino. Con l'aiuto della regia possiamo andare a vederle. Questa è una grafica che abbiamo preso dalla Nazione. E, eccolo qui, Siena 61, Livorno 60, Pisa 58. Il Pisa, e questo è un dato molto rilevante, riposerà l'ultima partita. Però il Siena va ad Arezzo, poi due partite in casa con Cuneo e Piacenza e poi l'ultima, vorrei dire a Prato, ma in realtà è a Pontedera sul sintetico del Mannucci. Livorno invece, il derby con il Pisa, poi Arzachena fuori, Carrarese in casa, l'abbiamo visto con la grafica precedente, la squadra più in forma del campionato in questo momento, e poi trasferta a Piacenza, che sarà sicuramente un arbitro del finale del campionato perché gioca anche contro il Siena nella partita precedente. Il Pisa invece dopo il derby avrà in casa il Pontedera, sfida in trasferta con l'Arezzo e poi come detto riposerà. Simone, Guerra, è difficile fare valutazioni perché poi alla fine abbiamo visto il Livorno, ma anche il Siena perdere con squadre di bassa classifica e quindi sono valutazioni abbastanza inutili se vogliamo, però è ovvio che quel turno di riposo all'ultima per il Pisa è un fattore che può essere determinante, no? Sì, no, diciamo di sì, nel senso magari posso sbilanciare solo sul Pisa, che appunto con questo turno di riposo diciamo che magari è un po' più difficile per loro. Non mi sento appunto, l'ho già detto, di fare tabelle, ma come io parlo a nome anche della squadra. Noi adesso siamo tutte le nostre, cioè, forze mentali sono concentrate sull'Arezzo.
Stiamo bene, siamo fisicamente bene, abbiamo recuperato tanti giocatori, beh, siamo carichi solo per questa partita. Certo, dando un occhio anche a questo turno, alla classifica, il Siena quando scenderà in campo sarà sicuramente secondo, anche se con partite da recuperare. Perché? Perché il Livorno in caso di pareggio o vittoria tornerebbe primo. Il Pisa in caso di vittoria andrebbe al primo posto in coabitazione con il Siena, ma per differenza reti prima, anche se poi con due partite in più. Quindi è un discorso relativo perché poi alla fine conta giocare in scendere in campo, però insomma anche questo è significativo del fatto che il Pisa teoricamente una vittoria sul Livorno potrebbe entrare. Secondo te, Simone, il fatto che sia rientrato nei giochi il Pisa può essere positivo? Scompiglia un po' le carte, deve comunque giocare con Livorno, magari lo può affrontare ancora più con più energia. Sì, vabbè, diciamo egoisticamente avrei preferito che fosse finita 2-2, no? La partita contro il Piacenza. Però almeno vediamo un campionato più interessante. Appunto. Livorno, che sicuramente delle tre è quella che sembra messo peggio, almeno dal punto di vista climatico, parliamo ovviamente del clima dopo l'irruzione da parte di Spinelli che ha fatto pesare i giocatori, li ha mandati in ritiro, ha cambiato allenatore, ha cambiato DS, ha ricambiato allenatore, ha messo fuori rosa avvantaggiato e Mazzoni, che poi però sono rientrati anche se Mazzoni non ha giocato contro l'Olbia, e per questo è nata anche una polemica con i tifosi, con alcuni tifosi proprio in Sardegna che erano arrivati lì e si sono visti una sconfitta, l'ennesima sconfitta degli Amaranto. Allora, guardiamoci questo breve filmato che è molto significativo. Mazzoni deve solo calmarsi, io tranquillo, è livornese e tiene la maglia più di tutti. Deve fare il portiere, deve fare il portiere. E lo fa il portiere, cosa c'entra? Carattere che non cosa c'entra? Deve guardarsi. Quando Sottile era andato via, devo andare via. Perché tu non devi aggredire gli arbitri, perché poi ti trovi come ad Arezzo. A gennaio, ti trovi come ad Arezzo. Se si viene attaccato sul civice, vi si picchia tutti. Bravo, bravo. A gennaio. A gennaio con la cosa di diamanti ci ha preso per il prendi Santini, prendi Santini invece Manchester zero e diamanti, il zero ha preso Santini a 12.000 12 gol ha fatto. Noi che siamo i secondi in Serie C, a gennaio quanto hai messo? Volevi prendere diamanti e nulla, hai preso Brown Gunter quell'altro gol. Allora parla con diamanti. Davanti a loro, parla con ma diamanti. Cosa me ne frega? Io lo volevo diamanti, ricordi? Il Siena ha preso Santini! Io lo volevo diamanti! Ha preso Santini e ha fatto perché il gol! Diamanti è meglio del Siena secondo te? Diamanti se faceva 10 la gente va fuori rosa perché vi volete! Come sempre! Ma non è vero! Come Lucarelli! Come Ballè! Come tutti! Come tutti hai fatto! Ma Lucarelli è stato sempre con l'hai cacciato tutti! L'hai cacciato! Simone Taddei, momenti caldi a Livorno. In realtà pochi mesi fa lo passava anche il Siena in una situazione simile, perché lo ricordiamo, contestazioni, soprattutto l'anno scorso con mister Scazzola, anche la dirigenza, insomma il quadro tecnico, perché l'annata era quella che era. Quindi momenti che abbiamo passato anche noi e che adesso insomma non possiamo che essere soddisfatti di fatto, no, della situazione che stanno vivendo a Livorno. Sì, cioè è una contestazione, ma non mi è sembrata nemmeno particolarmente, cioè gli hanno detto quello in definitiva che pensavano, non è che effettivamente poi il fatto di Santini, insomma è una cosa che si è vista, insomma ha fatto dei gol pesanti. Simone, prendi Santini, alla fine ha fatto 12 gol, mi ha fatto 12 gol, comunque ne ha fatti 4, ma tutti decisivi, sì, sono certo. arrivati sempre vittorie, anche lui ha avuto un ottimo impatto, no, nella vostra rosa. Sì, si è integrato subito, poi è un bravo ragazzo. Lo conoscevo tramite un'altra persona, tramite il suo procuratore, lo conoscevo un po' prima e sapevamo che tipo di ragazzo era. E la società ha preso anche un determinato tipo di ragazzo. Quindi lui si è integrato subito, si è sentito subito a casa, si è sentito subito in famiglia. Allora, parliamo in questi 5-6 minuti finali dell'Arezzo, del prossimo avversario del Siena. Ora, non può essere una partita qualunque per Simone Guerri, che è nato e cresciuto ad Arezzo, anche se, come detto in interviste precedenti, in realtà Arezzo calcisticamente l'hai vissuta poco perché a 11 anni, pare sei andato alla Fiorentina, giusto?
Sì, ad Arezzo sono fatto solo un anno forse, ma 10 anni. E poi tutta la mia storia calcistica è stata nella Fiorentina. E, no, posso dire che io da piccolino andavo a vedere Arezzo, ma mi ricordo, ai miei tempi era il più odiato era il Perugia, che comunque non era un derby, ma era sentito. Sinceramente, no, ora chiaramente sento questo da parte anche di aretini, no? È un derby molto sentito. Quindi già una volta io gli ho fatto gol quando giocavo nella Pistoiese, Quindi insomma. speriamo che si possa ripetere, dai. Sì, no, no, dai, diciamo, stanno attraversando un momento societario burrascoso, è un'annata a loro gli è successo proprio di tutto. Però è una squadra che non molla, stiamo vedendo che sta facendo risultato, quindi noi la rispettiamo, anche perché all'andata comunque sia, fu una delle poche squadre, mi ricordo, che a livello tattico ci mise in difficoltà. Sì. L'allenatore Pavan è molto Li preparato. vediamo qui le occasioni dell'andata. Il Siena arrivò a una vittoria nel finale con un gol di Marotta, ma fu una partita molto tirata, questo è vero. E l'Arezzo, che da quando è tornato a giocare dopo il mese di sosta obbligata, ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi, no, Simone? Quindi dimostra che nonostante tutto si è rientrato in forma, si è ricalato in questa realtà, in questa finale di campionato, nonostante i 9 punti di penalizzazione. È anche vero che nel frattempo, nel momento in cui il Siena ha riposato, l'Arezzo ha giocato 2 volte, Cuneo e poi Olbia, insomma, sono trasferte abbastanza impegnative. Sì, poi c'è da considerare comunque anche appunto l'aspetto umano, che nel momento appunto di maggior crisi che dalla società, tutto quello che è successo, i giocatori sono compattati, anche tutto l'ambiente si è compattato, hanno creato comunque sia una forza emotiva forte. Quindi appunto anche se giocano ogni 3 giorni, hanno giocato, ma si vede che cioè, comunque i risultati li fanno, hanno fatto dei grandi risultati. Dobbiamo prenderli con le molle. Noi sappiamo appunto che il loro allenatore le prepara molto bene le partite. Noi però, come dicevo, siamo consapevoli, sappiamo la strada qual è, sappiamo qual è il nostro gioco e nel rispetto dell'avversario continueremo a fare il nostro gioco. Arezzo che, come detto, oggi alle 14:30 nel recupero contro l'Olbia, nel secondo di 3 recuperi, poi giocherà anche martedì prossimo col Monza, ha vinto 3-2 in rimonta e ha riposato, ha fatto riposare anche diversi elementi, Perisan in porta, De Feudis, Cutolo, Moscardelli, Luciani sono tutti entrati nel secondo tempo, Moscardelli ha cambiato la partita ma è stato espulso nel finale, quindi salterà almeno sicuramente Siena, poi potrebbe anche ricevere 2 giornate. Quindi questo sicuramente è un punto a vantaggio della Robur, perché insomma, parliamo del capitano Moscardelli, un giocatore rappresentativo, forse come Marotta da noi. E qui vediamo poi il gol di Marotta che aveva perso il tempo e poi invece è riuscito a metterla sotto le gambe a Borri. Simone Taddei, Siena Arezzo, se ti dico Siena Arezzo, cosa ti ricorda? Ci sono tanti aneddoti, nel tempo sono ripetuti, no? Dai manifesti, dal rospo in gabbia, eccetera, eccetera. Cosa ti viene in mente? Sassi, perché Subiti, quando presi. sì, però anche sì, però insomma, diciamo Sassi, sì. Là nel viale vicino allo stadio spesso è successo e loro si avvicinano in questo modo e ogni tanto hanno mai successo qualche cosa di pericoloso, ci tengo a dirlo perché non ci hanno mai impensierito, però comunque è così, sì. Si stanno mobilitando i tifosi, sono più o meno 815 i biglietti disponibili per la curva ospiti. Inizialmente è stato messo come obbligo, insomma, la tessera del tifoso, ma si sta cercando una soluzione per rimuoverlo, come è successo a Grosseto con il Gavorrano. I tifosi che si mobilitano in pullman, in macchina, ma anche in treno, no? Sì, Sì. allora dunque, fortunatamente non credo che questa giornata richieda degli appelli, perché mi sembra che la gente ha risposto alla grande, come è giusto che sia, perché la squadra merita. Però comunque noi andiamo in treno e probabilmente è stata la scelta per fare una cosa un pochino più divertente, una trasferta un po' più divertente. Partenza a 14:43. Dalla stazione arrivo 18:43, più o meno dopo 3 ore,
dovremmo essere portati poi allo stadio e il rientro poi dalle 20:45 ci dovrebbe essere minore tempo, un paio d'ore. Il costo è 13,60 andata e 13,60 a ritorno. Gruppi di 10, vengono fatti dei gruppi di 10 persone, è possibile avere praticamente lo sconto del 10%, in pratica un biglietto omaggio ogni 10 persone. E quindi insomma, un prezzo abbordabile, sì. Anche insomma, una durata di trasferta relativamente corta rispetto a altre. Che sono, sì, però insomma è divertente, perché 3 ore in treno sono divertenti. Io spero che insomma, la gente giovane, ragazzi, capiscono che questa è una trasferta che può, insomma, può essere ricordata, ecco, penso di sì. Partita importantissima, poi ne mancheranno altre 3, come detto 2 in casa, Cuneo e poi Piacenza e poi la trasferta a Pontedera contro il Prato, quindi relativamente poco distante, insomma, quindi rinnoviamo ancora l'ultimo appello, gli ultimi sforzi per sostenere la squadra verso insomma, un traguardo che a questo punto sembra a portata di mano. Simone, Guerri, siete prontissimi adesso, no? Dopo questo turno di stop, per battagliare per questi ultimi 4 sforzi, perché adesso insomma, il traguardo inizia a farsi vicino, no? Sì, no, non abbiamo nessun dubbio da questo punto di vista. Siamo rientrati ieri dopo appunto questi 2 giorni liberi, che abbiamo cercato di non pensare a niente, a parte un occhio appunto alla partita del Livorno, ma senza guardarla, senza pensieri, abbiamo un po'... diciamo, abbiamo ricaricato le pile. Adesso non c'è bisogno di guardare più Livorno poi. No, ma infatti, ma non l'avremmo guardato in nessun caso, però forse 2 giorni liberi senza pensare un attimo di staccare ci volevano, perché venivamo da un mese che non abbiamo avuto proprio mai un giorno libero, quindi era, insomma, iniziava anche un po' di fatica mentale, ma siamo tutti rientrati lunedì, rivedo i ragazzi, sono tutti carichi, concentrati, lo spirito è alto e fisicamente stiamo bene, quindi io dico sono tutti i presupposti per andare a Arezzo a fare una grande partita. Siete primi a 4 partite dal termine, quindi siete i favoriti a questo punto? Beh, certo, nel senso non è da nasconderci, non ci si nasconde più, puntiamo a vincere il campionato. E allora, noi ce l'auguriamo intanto questo snodo fondamentale nella partita di Arezzo, nella settimana, nel sabato dei derby, perché ci sarà anche Pisa-Livorno. Queste 2 partite saranno significative, ma non del tutto, perché poi, come detto, mancheranno le ultime 3 partite finali. Siamo davvero in chiusura di trasmissione. Io ringrazio i 2 Simone Guerri. Grazie. E Simone Taddei. Grazie a tutti. Ovviamente rinnovo l'appuntamento per Foto Tifo Story venerdì. Sì. Al bar La Piazzetta di via Montanini e sabato poi un appuntamento importantissimo ad Arezzo, come detto alle 18:30 il fischio d'inizio del derby. Noi ci rivediamo martedì prossimo con Studio Robur. Una buona serata su Canale 3.